questa è una partnership veramente importante con Giffoni, che sono, devo dire, i primi al mondo su queste tematiche, e questo è il percorso del sindaco di industria culturale, cioè dare spazio ai giovani, dare spazio alla città, ma anche dare spazio al prodotto, quindi questi giovani che escono formati con concretezza. È una grande occasione per i giovani della città, una grande occasione di far incontrare talento, opportunità e organizzazione, perché l'organizzazione che c'è dietro questo evento è veramente all'altezza e mostra tutta la volontà del Comune di Napoli di mettere su appunto un palinsesto di iniziative legate all'audiovisivo. La voce dei giovani Napoli è il progetto ideato e curato dal Comune di Napoli e da Giffoni Film Festival, promosso e finanziato dal Comune nell'ambito delle attività che svolge per la formazione e i mestieri dell'audiovisivo, rivolgendosi ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado per formarli al linguaggio cinematografico e alla scrittura creativa e produrre e distribuire un cortometraggio che racconti la bellezza della città. Il progetto La Challenge è aperta a tutte le scuole degli istituti secondari di Napoli, quindi ci aspettiamo grandi cose. Sul sito giffonihub.com/lavocedeigiovani è aperta la challenge, le scuole hanno possibilità fino a fine aprile di partecipare. Mette insieme una grande fabbrica della creatività come oggi è Giffoni, che ha tanto investito non solo su tutto il settore audiovisivo, ma anche sul tema dell'innovazione. È una collaborazione con le scuole proprio per fare un investimento sui giovani. Abbiamo detto sempre che oggi il vero tema è l'investimento sui giovani, per dare loro anche nuove professionalità, per fargli fare nuove esperienze, per definire una nuova strada che possono percorrere. Questo mi sembra un esempio molto positivo che fa leva poi sul tema dei mestieri dell'audiovisivo, che è una delle grandi opportunità della città.